Un presepe pasquale non è un ossimoro, è quello realizzato dagli artigiani del presepe di Vailate che, come anticipato a Natale, proseguono nell'esposizione di diorami che raccontano in questo caso sette episodi significativi della vita di Gesù. Non più legati alla nascita, come l'etimologia della parola presepe vuole indicare, ma al periodo dell'età adulta e della predicazione, il battesimo da parte di Giovanni il Battista, la risurrezione di Lazzaro, l'ultima cena, Gesù nell'orto degli ulivi, la flagellazione, la crocifissione e la risurrezione. Continuiamo con la tradizione della mostra dei diorami, questa volta diciamo nella parte pasquale e appunto offriamo alla cittadinanza casalettese ma anche a tutti quelli che vengono a visitare questa bellissima proposta, insomma. Scene che nella loro bellezza introducono alla liturgia quaresimale pasquale e che rappresentano delle vere e proprie opere d'arte. I diorami sono il frutto del lavoro dei volontari che raccolgono materiali semplici e naturali come il legno, la cartapesta e l'argilla e li realizzano con materiale di scarto e di riuso. Assolutamente, questa associazione è veramente, come dire, un'associazione di persone molto brave a fare questo tipo di lavoro. Devo anche dire che a loro si unisce, come per l'altra volta, l'aiuto del comune di Casaletto e della Proloquio, che ci danno una mano ad allestire questa cosa che è veramente molto importante per il paese. Ecco. La mostra di diorami pasquali si trova a Casaletto Ceredano, presso il cortile della trattoria Campari. E rimane aperta fino al 25 di aprile.